Buongiorno, buona giornata e buon fine settimana. Oggi in data sabato 27 giugno 2020. Oggi cambiamo un po' argomento, quindi parliamo di una cosa diversa dal wrestling, speciale calcio, come dice anche il video. Parliamo di Juventus Lecce, l'anticipo della giornata numero 28 del massimo campionato cadetto di Serie A maschile. Bene, nonostante ovviamente senza pubblico, diciamo, non ci sia il famoso fattore campo, comunque la Juventus cala il poker 4-0 all'Allianz Juventus Stadium contro il Lecce, che era arrivato alla partita di ieri, ovviamente con la brutta sconfitta al Via del Mare contro il Milan per 4-1, e ovviamente anche questa sconfitta mette un po' in cattiva luce appunto le ultime due partite della squadra salentina, che dovrà provare assolutamente a fare i punti già dalla prossima partita. Ma veniamo a dire che nel primo tempo, che bene o male è stato equilibrato, con qui dallo scout statistiche vedo un po' ammonizione di Bentancur per la Juve al 38esimo, ma prima al 32esimo. Scusatemi, qua in estate è peggio un po' delle altre stagioni per quanto riguarda gli starnuti. Dicevo, Lucioni del Lecce, poco prima dell'ammonizione di Bentancur, è stato espulso per ratteramento, considerata chiara occasione da gol, e quindi ha lasciato i suoi compagni di squadra del Lecce in 10 per tutto il resto della partita. Gara che poi nella ripresa, nonostante i cambi, parlo dalla parte del Lecce, purtroppo gli ospiti non sono stati in grado di rendere una prestazione migliore, appunto, con i subentrati, e la Juve ha sicuramente trovato il giusto rendimento per iniziare a segnare e quindi a portare poi il punteggio sul definitivo 4-0 con le reti di Dybala al 53esimo, assist di Cristiano Ronaldo. Al 62esimo Cristiano Ronaldo gol su calcio di rigore. All'83esimo gol di Higuaín su assist di Cristiano Ronaldo, Higuaín che era entrato al 77esimo. E all'85esimo il poker è servito su un piatto d'argento da De Ligt. Vittoria ovviamente abbastanza scontata della Juventus da parte dei bookmaker, poco sopra l'1,10. Il pareggio era addirittura tra gli 8 e le 10 volte oltre la posta. Per il Lecce invece c'è chi quotava una possibile vittoria del Lecce a 19-18 o c'è addirittura a 26. Per quanto riguarda la classifica, quindi a questo punto la Juve allunga più 7 sul Lazio e a più 11 sull'Inter. Beh, sicuramente ora bisogna vedere cosa farà la Lazio, che affronterà quest'oggi la Fiorentina che è tredicesima a quota 31 punti, ma reduce da tre pareggi di fila, mentre l'Inter giocherà domani in quel di Parma che lotta lei come il Milan e il Verona. E mettiamoci anche il Cagliari in un posto al sole per l'Europa League,
Parma, ultimo risultato, ultimo risultato dei parmigiani, strabiliante vittoria in casa del Genoa per 4-1. Quindi, insomma, dopo un po' l'equilibrio del primo tempo, la Juve riesce ad abbondare nel secondo, quindi la Juve si riconferma. Squadra che dopo i primi passi falsi Coppa Italia si è ripresa in voga, mentre il Lecce, diciamo che ricordiamo, con la sconfitta di ieri sera al quarto KO di fila, però rimane sempre in gioco con le squadre che seguono il 18esimo, che seguono, diciamo, quindi il 17esimo, 16esimo posto. Speriamo ovviamente noi, compagni un po' dalla nostra Puglia, anzi residenti nella nostra Puglia, che Lecce si salvi e che Dio ce la mandi buona, diciamo così. Quindi dal vostro Nicola De Lucia è tutto. Quindi Lecce KO a Torino contro la Juve per 4-0. Ciao, alla prossima. Ciao.